Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, percorrendo la Via Crucis, vogliamo metterci davanti al Signore Gesù per contemplare la Sua croce, per fissare i nostri sguardi sul Suo volto, per imparare a conoscerlo, per ascoltare la Sua parola e farci Suoi discepoli. Sull'esempio di San Pio da Pietrelcina, Cireneo di Cristo. Contempliamo la passione di Gesù e chiediamo la grazia di rendere i nostri cuori docili all'azione dello Spirito, perché possiamo fare esperienza di quell'amore da Lui effuso e donato e che poi per opera dello stesso Spirito ha voluto riversare nei nostri cuori. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Marco. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Dagli scritti di Padre Pio. Ascendiamo, mie dilettissime sorelle e figliuole, senza mai stancarci, il Calvario, carichi della croce, e teniamo per fermo che la nostra ascensione ci condurrà alla celeste visione del nostro dolcissimo Salvatore. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà, pietà di noi. Signore, aiutaci a capire che tutto quello che hai fatto, lo hai fatto per noi. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non accogliamo i tuoi doni. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo dirti grazie. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre dei Buoni Fatti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dagli scritti di Padre Pio. Quanto è dolce, Padre, il nome croce. Qui a piede la croce di Gesù le anime si rivestono di luce, si infiammano di amore. Qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia dessa croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci a capire e a fare la tua volontà. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci ad accettare la sofferenza. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci ad accogliere il tuo amore. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, era e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia: egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Dagli scritti di Padre Pio. Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amore mio. Sotto la croce si impara ad amare, ed io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che, chiusi nel nostro egoismo, dimentichiamo il sacrificio di amore che hai compiuto per noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che la nostra vita non è una continua e generosa offerta per tutti i fratelli in difficoltà. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci apriamo al perdono e alla misericordia. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Dagli scritti di Padre Pio. La Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figlio di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato, e dopo che il Figliuolo di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti i figli che fanno soffrire le loro madri. Signore pietà, pietà di noi. Per chi si trova nella sofferenza e non confida nella protezione di Maria. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti coloro che non si lasciano accompagnare dalla presenza silenziosa di Maria. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, era e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Dagli scritti di Padre Pio. Consolati, tutto passa. Gesù ti presenta una croce molto pesante, sì, ma non perderti d'animo. La croce di Gesù fu molto più pesante. Non temere. Egli è vicinissimo a te e ti guarda, è lì per alleviarti i dolori. E tu, lui invoca, sia nei pericoli, sia nelle cose prospere. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per orgoglio siamo incapaci di metterci al servizio degli altri. Signore pietà, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che chiudiamo il cuore a Cristo che passa. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non partecipiamo al dolore degli altri. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Dagli scritti di Padre Pio. Lo so che soffri, ma la sofferenza non è forse il segno certo che Dio ti ama? Lo so che soffri, ma non è forse questa sofferenza il distintivo di ogni anima che ha scelto per sua porzione ed eredità un Dio e un Dio crocifisso? Lo so che il tuo spirito è sempre avvolto nelle tenebre della prova. Ma ti basti, mia buona figliuola, il sapere che Gesù è con te, è in te. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo riconoscerti in chi ci sta vicino. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che con la nostra indifferenza feriamo i fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per paura di esporci non siamo testimoni della verità. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, era e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Dagli scritti di Padre Pio. Mi copro il volto di rossore. So benissimo che la croce è il pegno dell'amore, la croce è caparra di perdono. E l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Esso si riduce a fuoco di paglia. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi.
per tutte le volte che non sappiamo riconoscere le tue opere. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ringraziamo te nella persona dei nostri fratelli. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che voltiamo le spalle alla tua misericordia. Signore, pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Dagli scritti di Padre Pio. Figliuole dilettissime di Gesù, ascoltate il mio debole consiglio, che è secondo Dio. Allontanate da voi ogni soverchia preoccupazione che nasce dalle prove con le quali il buon Dio vuole visitarvi. E se ciò non vi è possibile, allontanatene da voi il pensiero e in tutto vivete rassegnate ai doveri divini. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo rifiutato il tuo amore. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo preferito altro a te. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto re sulla croce. Signore, pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 34. Ma essi godono della mia caduta. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, scherno su scherno, contro di me digrignano i denti. Dagli scritti di Padre Pio. Grazie ai favori dei quali Iddio non cessa di ricolmarmi, mi trovo migliorato assai nella fiducia di Dio.
per l'addietro, alle volte, mi pareva di aver bisogno degli aiuti altrui. Adesso non più. Conosco per propria esperienza che il vero rimedio per non cadere è l'appoggiarsi alla croce di Gesù, con la confidenza in Lui solo, che per la nostra salvezza volle esservi appeso. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che rifiutiamo la croce come fonte di salvezza. Signore pietà, pietà di noi. Quando il Signore non ci accorgiamo della sofferenza dei nostri fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci fidiamo di te, Signore datore di ogni bene. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Dagli scritti di Padre Pio. In alto dunque i cuori, pieni di fiducia in Dio solo, umiliandoci sotto la potente sua mano, accettiamo di buon viso le tribolazioni a cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette, affinché Egli ci esalti nel tempo della visita. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Quando, Signore, non ci spogliamo di noi stessi per poter essere rivestiti di te. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci impegniamo nell'instaurare un clima di pace attorno a noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci convertiamo a te. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Dagli scritti di Padre Pio. Tu
mi hai fatto salire sulla croce del Figlio tuo, ed io mi sforzo di adattarmici alla migliore maniera. Sono convinto che giammai ne discenderò. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Signore, per tutte le volte che non siamo pronti al perdono. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, per tutte le volte che non accogliamo il tuo perdono. Signore pietà, pietà di noi. Cristo, per tutte le volte che non amiamo te e i fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di cui fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed egli, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Dagli scritti di Padre Pio. Soffri rassegnato, perché ne hai ben ragione, perché la tua sofferenza è voluta da chi vuole renderti simile al suo unigenito. Soffri, ma non temere, perché chi ti pone nella sofferenza si compiace di te. Ma credi pure che Gesù stesso soffre in te e per te e con te, affin di associarti alla sua passione per la salute dei fratelli. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Nostro Signore e Maestro, che ti sei fatto servo per noi. Signore pietà, pietà di noi. Cristo Gesù, che sei morto in croce per noi. Signore pietà, pietà di noi. Re dei re, che ci hai dato la vita attraverso la tua morte e resurrezione. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di cui fate che le piaghe del Signore siano impresse. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente a Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Comprato un lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. Dagli scritti di Padre Pio. So benissimo che la croce è il pegno dell'amore. La croce è caparra di perdono e l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Diciamo insieme, Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutto il sangue innocente sparso in ogni parte del mondo a causa delle guerre e delle ingiustizie. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le giovani vite stroncate dalla droga e dai falsi ideali. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le mamme che piangono i loro figli perduti. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Matteo. Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Dagli scritti di Padre Pio. Se anche vedessi l'inferno di fronte a me, mi trovassi sull'orlo dell'abisso, non diffiderei, non dispererei, confiderei in Lui. Diciamo insieme, Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti quelli che soffocano la verità nell'ingiustizia. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo testimoniato la fede nella risurrezione. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo annunciato ai fratelli la gioia del Cristo risorto. Signore pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano imprese nel mio cuore. Carissimi fratelli e sorelle,
anche questa sera, in questo quarto venerdì di Quaresima, abbiamo voluto rivivere il cammino doloroso della croce, il cammino doloroso di Gesù verso il Calvario. Abbiamo voluto mettere i nostri passi alla sua sequela e per certi aspetti abbiamo voluto anche ritrovarci nei personaggi, nelle situazioni che Gesù stesso ha vissuto e che per certi aspetti ritroviamo anche all'interno delle nostre esperienze di vita. La sofferenza, la croce, è un tratto ricorrente della vita dell'uomo. Senza dubbio noi facciamo fatica ad accettare la croce, perché la sofferenza è qualcosa che è innaturale a noi, è qualcosa che quasi istintivamente rifiutiamo. Eppure questa sera ci ha accompagnato in questo percorso Padre Pio, attraverso i suoi pensieri, attraverso i suoi scritti, attraverso tutte le sue considerazioni espresse in varie occasioni con i figli spirituali, ma anche nel silenzio della sua meditazione sulla croce, dove la croce per lui appare qualcosa di desiderabile, appare qualcosa che lui non vuole allontanare, anzi prega il Signore di poter unirsi a Lui intimamente e concretamente sulla croce. E non è a caso il Signore lo ha insignito delle sacre stimmate fino a diventare rappresentante stampato di Lui stesso, icona del crocifisso per il secolo in cui Lui è vissuto. Le sue parole a volte risuonano per noi un po' paradossali, perché, come dicevo, istintivamente siamo portati a rifiutare la croce, la sofferenza, la pena, ecco, ogni volta che ci troviamo a fare esperienza di un qualcosa che ci ferisce nel corpo, nello spirito, ecco, noi preghiamo per liberarcene. Padre Pio invece pregava per conformarsi sempre di più al Cristo che ha percorso la Via Crucis fino al Calvario, fino a quel momento culminante nel quale Dio ha rivelato tutto il suo amore per l'umanità. Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo unico figlio. Ma se abbiamo ascoltato bene, è anche vero che ogni volta che Padre Pio parla della croce, gli affianca l'altro sostantivo, amore. O lo coniuga e coniuga il cammino doloroso della croce con il verbo amare. Ed è lì che lui coglie la chiave per vedere la croce effettivamente come l'espressione massima dell'amore di Dio per gli uomini, dell'amore di Cristo per i suoi discepoli. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ma anche l'amore che noi dobbiamo esprimere a Dio e ai fratelli. Ecco perché certamente la sua esperienza religiosa e spirituale, sacerdotale, si è conformata sempre di più alla croce, perché l'ha vista come il luogo privilegiato attraverso il quale entrare in una comunione di amore con Dio, che è Padre e che ama i suoi figli, che ha amato il suo figlio Gesù, ma l'ha donato per amore e per la salvezza di tutta l'umanità. Fino a conformarsi al Cristo, che si è consegnato volontariamente alla sua passione, nella generosità di un amore che non lo ha risparmiato fino all'ultima goccia di sangue. La croce allora per Padre Pio è diventata la possibilità, l'occasione, il sacramento, il segno più alto per dire a Dio tutto il suo amore. E a partire da questa esperienza, ecco, lui ci ha accompagnato con quelle parole a volte paradossali per noi, ma che rappresentano davvero l'espressione sincera e profonda di chi è innamorato di Dio, di chi è innamorato di Cristo. Ed è a partire dall'esperienza della croce che lui ha saputo vedere, attraverso quell'amore con il quale Dio ci ha amato, anche l'amore con il quale noi dobbiamo amarci. Ecco perché
la sua prima missione è stata quella di diventare il Cireneo di tutti, come è stato definito, di aiutare coloro che portavano la croce, soprattutto i sofferenti nel corpo, a portarla anche loro per amore, ad insegnare a vivere la croce, l'esperienza dolorosa della sofferenza nella vita, come un dono d'amore di Dio e un dono d'amore da fare agli altri. Anzi, ogni volta che nella storia si ripete la passione di Cristo attraverso la sofferenza dell'uomo, ecco che noi siamo chiamati davvero a cogliere proprio in questo mistero ciò che Dio ci rivela di più grande. Stiamo vivendo un periodo molto triste, buio. Possiamo dire che stiamo portando una croce in questo tempo di pandemia e senza dubbio preghiamo perché possiamo liberarcene. Noi auspichiamo davvero che Dio ci liberi da tutto ciò, che Dio ridoni salute a tutti coloro che soffrono, che Dio accolga nel suo regno anche coloro che sono morti a causa di questa pandemia. Ma non dimentichiamo mai che l'unico modo per leggere, per interpretare, per entrare nel mistero della croce è l'amore. Significa amare, entrare nella dimensione di quell'amore con il quale Dio ci ha amati e con il quale noi dobbiamo amare Lui e i nostri fratelli. Che Padre Pio, che è stato un grande testimone del Cristo crocifisso e risorto, ci dia giustamente la capacità di accogliere questo mistero, di penetrarlo sempre più e di diventare anche noi testimoni di una croce che non è per la morte, ma è per la vita, che non è per la sconfitta, ma è per la vittoria e per la liberazione. Preghiamo. Illumina, o Padre, con la luce dello Spirito noi tuoi figli, perché la meditazione della via della croce ci induca a sceglierti in maniera più radicale e a vivere il mistero del dolore in unione con il tuo Figlio, nostro nutrimento e nostra speranza, crocifisso per la nostra salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.